Ben trovati, mi sono preso un paio di settimane di riposo, ma insomma non per la voce, questo è un problema che mi è arrivato adesso di ritorno da Milano, sai, il contatto con i bambini, insomma come qualche virus a noi di una certa età ce lo porta sempre e tra un po' ci raggiungerà anche Silvia. Intanto cominciamo con i primi ospiti che sono Francesco Camuffo, che è presidente dell'ARCI, vero? Sì. E Tommaso Sabatini, che è uno dei collaboratori che segue in particolare quali settori, Tommaso? I circoli, che poi sono tanti. Allora, Francesco, l'ARCI dice, almeno si attesta, essere la più grande associazione italiana, no? È un po'... grande di promozione sociale, sicuramente sì, insieme alle ACLI, diciamo, più o meno siamo due associazioni molto simili sotto il profilo del corpo associativo. Oh, e in questa fase vi occupate di alcuni problemi in particolare, no? Sì. Immigrazione, animazione culturale nel territorio, quali sono i settori nei quali siete più impegnati? Storicamente, diciamo, oltre alla promozione dell'associazionismo, quindi dei circoli di base, che è attività principale, non la sola che cura Tommaso, abbiamo un grande settore da sempre nella nostra città e non solo nell'ambito culturale, sia facendo rassegne, organizzando scuole, formazione, ma anche in termini più ampi, proprio di dibattito. Perché quelli, ad esempio, della mia età hanno in mente l'ARCI, che organizzava eventi culturali, sì, spettacoli, quella era l'ARCI, no? Sì, sì. Nasce, sì, da lì in fondo. Era l'organizzatore di eventi del mondo della sinistra, tendenzialmente, insieme, sì, alla CGL talvolta, ma l'ARCI, soprattutto a Terni, ha avuto una storia importante relativamente al jazz, quindi alla Jazz University, all'Istituto di Formazione Musicale Francesco Ialenti, al circuito dei club, diciamo negli anni 80. Tante iniziative, soprattutto di carattere culturale, sì. Adesso vi siete un po' più spostati sul sociale? Ma nel sociale ci siamo sempre stati, una delle creature storiche dell'ARCI è Ora d'Aria, che anche a Terni è stato un settore molto importante, il settore del volontariato e delle attività in carcere. Ovviamente tutta la parte di sociale... Quindi ora d'Aria è un'attività che fate in carcere, sì, di formazione professionale? Beh, è un'attività di volontariato. Diciamo, i temi principali li possiamo definire quelli culturali e quelli dei diritti. Quindi in ogni ambito che riguarda i diritti, la loro reale esigibilità, diciamo così... Sono tanti anni che fate questa attività comunque, io me la ricordo da parecchio. Beh, l'attività in carcere è già dall'inizio anni 90. L'ARCI quest'anno festeggia i 60 anni come associazione ricreativa culturale italiana, ma affonda le radici già nella metà dell'Ottocento nelle case del popolo e nel mutuo soccorso. A Terni la storia vera e propria strutturata è dal finire degli anni 60. Fine anni 60, insomma, inizia qui, sì. Ora d'Aria, io questo lo dico perché lo ricordo, e qui, mi ricordo quando fu avviata questa, sì, esperienza innovativa a suo tempo, insomma, no, perché non è che si facesse in tante parti, poi adesso ci sono molte attività nelle carceri, sì, no? Però sì, quel, sì, periodo non era così frequente, sì, e con qualche difficoltà, no, all'inizio, adesso invece si dà, sì, per acquisito che sia importante la presenza nelle carceri. Poi invece stavi dicendo settore accoglienza. Settore accoglienza, immigrazione e soprattutto richiedenti asilo, un settore nel quale l'associazione nazionale è impegnata già dal finire degli anni 90, è un'esperienza che nasce addirittura dal finire degli anni 80 in relazione all'uccisione di Gianni Masi. Ma qui che cosa stiamo vedendo? Qui stiamo vedendo una cena che abbiamo fatto a Ferentillo, con la comunità educativa Il Tiglio, dove abbiamo ospitato delle famiglie che vogliono entrare in contatto con i minori ospiti del nostro progetto. Però io ti devo fare subito una domanda anche un po' insidiosa, perché ma per le associazioni è un affare questo, perché gira questa cosa che diventi l'accoglienza poi un'attività lucrosa. L'accoglienza è un'attività e in quanto tale è anche un lavoro. È anche un lavoro. Come lo è per i disabili, come lo è per qualsiasi altra attività. Perché ci vogliono delle persone che dedicate a questo tipo di attività. Sicuramente non si può gestire un fenomeno come quello che stiamo vivendo con il volontariato o senza qualifiche professionali. Ci vogliono qualifiche professionali, ci vuole anche un'adeguata attrezzatura, ci vuole, insomma, bisogna
non improvvisando, no. Non si può improvvisare, si farebbero dei danni, insomma, no, per tutte sì. queste cose. Poi è chiaro che questo fenomeno è un fenomeno molto importante e che sta muovendo delle risorse anche importanti che vanno gestite con attenzione da parte degli enti pubblici. Laddove non è stato fatto nel nostro paese ci sono stati dei fenomeni terribili di corruzione o comunque di cose che sono sotto la lente di ingrandimento della magistratura, pensiamo a Roma o anche in altre parti d'Italia, quindi è opportuno considerare questa cosa anche come un mestiere e come tale va gestito e controllato. Che nei quali sono impegnati giovani, meno giovani, non solo giovani, insomma, no? No, perché hanno impiegato delle figure professionali, quindi da educatori, l'attività, ecco, raccontaci un po' come funziona l'attività. Attività di accoglienza rispetto alla quale oggi c'è questo grande tema pompato moltissimo dai mezzi di comunicazione di massa per questi famosi 35 euro che vengono raccontati, che è una tariffa da, per essere con una metafora altrettanto forte, secondo me, da bed and breakfast abbastanza scadente, prevede invece, con tariffe che sono anche più basse, in primo luogo tutta la parte di accoglienza materiale, quindi posto letto, mangiare, dormire, e ovviamente la parte principale che è quella dell'insegnamento della lingua italiana, soprattutto all'inizio, la parte diciamo che riguarda l'ottenimento dei documenti, tutta la parte legale, la parte sanitaria e poi la parte di integrazione socio-lavorativa. Quindi è un'accoglienza anche abbastanza onerosa, insomma, no? È onerosa e se, diciamo, anche molto controllata, abbiamo controlli periodici e verifiche ispettive che per noi sono fondamentali perché certificano la correttezza del lavoro. L'altro tema delicato è il rapporto col territorio. Sì. Nella vostra esperienza come va nel rapporto col territorio? Allora, diciamo che la cosa la dobbiamo vedere da due punti di vista. Una è quella reale, l'altra è quella percepita. Dal punto di vista reale noi crediamo che questa comunità nostra, diciamo cittadina, provinciale e regionale, sia una comunità accogliente nella nostra storia, nelle corde dei Ternani che sono tendenzialmente quasi sempre figli di persone che provengono da altre zone di questo paese. Quindi non c'è un clima ostile. Non c'è un clima ostile che... Anche se qualche esempio, ce l'abbiamo avuto anche qui. Qualche esempio c'è, soprattutto direi che c'è un fenomeno per il quale un piccolo episodio talvolta viene strumentalizzato dai mezzi di comunicazione per... Perché è quella che fa notizia, quella sì. fa notizia, l'altro se tutto va bene... Con Tommaso ci siamo anche incontrati in qualche occasione, no? A Narni per dire, no? Con gruppi di ragazzi. Sì. Quanti circoli avete impegnati in questo lavoro dell'Arci? Cioè nelle varie zone, diciamo, come si articola un po' la presenza del territorio, oltre alla comunità che i penso... I circoli sono circa 45, sono sì. 45 in tutta la provincia. Alcuni stanno lavorando sul tema dell'immigrazione? Qualcuno sì, abbiamo anche adesso il circolo Jonas che è diciamo, quello che si chiama l'ex sezione Gramsci per capirci per sì. i giornali, ecco, in via De Filis che ospita diverse cristianine. Da quando solo che c'è il microfono suo? Non ti funziona? Da dove riprendiamo? Non stiamo registrando. No, dimmi da dove devo riprendere. L'ultima domanda. Ti faccio una domanda, ripartivo da te, ti faccio una domanda. Sì, ricordati di. Sì, ricordati di. Che ci abbiamo altri 10 minuti, non voglio far fatarti. No, vai, è caduto il microfono. No, ecco. Allora, con Tommaso ci siamo anche incontrati in alcune circostanze, in particolare a Napoli, dove io ovviamente abito. E voi avete un bel po' di circoli, sì, sono no, 45 no, sono tanti, no? Alcuni di questi lavorano sul tema dell'accoglienza, dell'immigrazione? Alcuni di questi sì, sono coinvolti nei nostri progetti. L'anno scorso, se ti ricordi, poi sempre qui in trasmissione da te sono state delle ragazze, Cascia e Luisa, che hanno presentato la rassegna Stranieri Nostrani, che poi ripartirà anche quest'anno a fine marzo. E avevano fatto un corso di cucina al circolo di Fiaiola, sì, vicino a Colle Scivoli. Un'iniziativa simpatica, no? Sì, poi, sì, di comunque di socializzazione molto importante, perché poi dopo ci sono state altre iniziative sempre al circolo. E poi adesso c'è questa collaborazione con il circolo Jonas,
al centro di Terni, in via De Filis. Sta proprio nel centro di Terni. Sì, cioè, esatto. Se non sbaglio, la sede di... un tempo era la sede... Un tempo era la sezione Gramsci. Sezione Gramsci del Partito Comunista, quindi. E lì noi svolgiamo una parte dei corsi di italiano che sono rivolti a... agli ospiti dei nostri progetti. In più con i ragazzi stanno mettendo in piedi diverse iniziative comunque di integrazione, anche parecchi corsi che sono partiti adesso realizzati proprio dai ragazzi, comunque coinvolgono in qualche maniera anche i nostri ospitati, insomma, esatto, ragazzi, sì. Ospitati. Perché questo vorrei ritornare un attimo con Francesco, sembra un tema molto importante, perché avere solo dei ragazzi, o meno, anche qualcuno non è nemmeno un ragazzo, che arriva da altri paesi, in particolare dall'Africa, e poi tenerli in un posto senza avere rapporti con la comunità, secondo me è un limite. È un grande limite, però sono processi che bisogna vedere in una prospettiva abbastanza lunga. Cioè, oggettivamente io credo che il nostro paese, l'Europa, sta vivendo una trasformazione di carattere epocale, al di là delle polemiche e dei fenomeni, questo dato è oggettivo. Cioè, noi oggi vediamo molte più persone di pelle scura per strada rispetto a quelle che si vedevano alcuni anni fa. C'è un processo, diciamo così, di africanizzazione dell'Europa che va considerato, soprattutto in termini di conoscenza. Conosciamo pochissimo della geografia dell'Africa, ancor meno delle lingue e della storia, qualcosina delle religioni, soprattutto del Nord Africa, ma poco di più. Ecco, se noi non conosciamo chi è di fronte, viceversa, loro non conoscono noi, non si può creare un patto vero, è una sintonia. Oh, questi ragazzi sono di passaggio oppure si fermano anche a Terni? L'auspicio, come per tutti, è sempre quello di andare in un posto dove le condizioni di vita possono essere buone. Chiaramente da noi c'è un'accoglienza che tiene abbastanza bene, però il lavoro non c'è. Quindi oggi l'inghippo vero è il fatto che le persone debbono essere riconosciute secondo i trattati internazionali nel paese di primo arrivo e lì fare richiesta d'asilo, ma vorrebbero poi andare in Europa a lavorare, cosa che non è consentita anche se un richiedente asilo ottiene il riconoscimento dell'asilo, e questo è un grandissimo limite. Cioè, una persona che ha il riconoscimento dell'asilo in Italia non può lavorare in Europa. Quindi, al di là delle chiacchiere e delle polemiche di tutti i gruppetti sovranisti e identitari di questa fase, la vera battaglia va fatta in Europa su questi temi, su una legislazione europea adeguata ai nostri tempi. Oh, ma come potrebbe funzionare meglio tutto questo meccanismo? Cioè, avere un effetto sul territorio anche positivo, insomma, no? Abbiamo visto, ad esempio... Sì. Alcuni di questi ragazzi impegnati in lavori socialmente utili, sì. E quello già è un impatto positivo, no? Perché si vede che stanno sistemando i giardini, sì. Ma questa è una ipotesi percorribile, quella di utilizzare questi ragazzi per fare dei lavori, certo, utili. Noi questo lavoro lo stiamo già facendo nei territori dove abbiamo i nostri progetti, quindi a Narni in particolare da oltre un anno i ragazzi dei progetti che ospitiamo in quel territorio tengono in ordine il parco dei vini di Narni. Abbiamo anche riverniciato tutte le panchine, rifatto una segnaletica del parco dei vini. Allo stesso tempo, in Banderina, in modo particolare su Arrone e su Castel di Lago, sono impegnati costantemente nei lavori di manutenzione che fa il comune. Noi crediamo che sia un aspetto importante, ma non deve diventare sfruttamento. Anche a Terni abbiamo fatto molte altre attività. Il tema è fare le cose insieme ai volontari italiani. Se ci sono persone, cittadini, residenti, però si fa integrazione. Voi avete una struttura del volontariato, sì. Quindi questa operazione dovrebbe riuscire abbastanza bene, cioè mettere in rapporto... È un'operazione che siamo facilitati rispetto ad altri soggetti, perché abbiamo i nostri volontari, ma la sfida culturale è verso tutti, anche verso la nostra base sociale. Si parlava di orataria prima, i primi tempi che lavoravamo con orataria anche all'interno dei nostri circoli ci dicevano no, i detenuti. È un processo di conoscenza anche lì, per il quale si capisce che di là c'è una persona, bisogna abbassare la diffidenza. Un'altra cosa io noto è che c'è un po' un affievolimento della spinta ad associarsi in associazioni del volontariato, sì. Cioè qualche anno fa era più forte. E ad esempio, pensando anche al parco di Narni Scalo,
sarebbe interessante avere un'associazione che si preoccupa anche della gestione del parco. Io ho visto in tante parti d'Italia lo fanno con ottimi risultati, diventa anche un elemento identificativo di una comunità, cioè avere un parco ben organizzato, con attività, però noto questa difficoltà a mettere insieme un po' questa cosa. Beh, sicuramente gli anni che stiamo vivendo sono anni di crisi, e non sono io a dirlo, è un fatto oggettivo che riguarda la grande crisi economica globale e anche il lavoro, quindi purtroppo in queste fasi le persone hanno altre priorità e questo dobbiamo raccontarcelo. D'altra parte è pur vero che il modello sociale nuovo guarda di più una dimensione individuale, quindi i ragazzi vivono i social e vivono poco il sociale. Poco in società. Però voi avete fatto anche un bando per invitarli a costruire nuovi circoli, no? Quindi non è che siete chiusi. No, noi pensiamo ancora che sia un elemento vero quello dell'associazionismo, forse uno dei pochi che crea partecipazione. Bisogna portare questo tema tra i giovani e per questo motivo qui stiamo lavorando moltissimo con le scuole. Il liceo Galilei in questi giorni sta facendo un progetto di alternanza scuola-lavoro con noi. Abbiamo lavorato con l'Angeloni, con le scuole elementari della Vannerina, con le scuole medie, elementari e superiori di Narni, perché pensiamo di dover comunicare il valore dell'associazionismo alle nuove generazioni. Allora, l'ultima battuta faccio fare a Tommaso invece sull'iniziativa, è un po' che mi coinvolge. Il 12 tu come responsabile dei circoli sarai a Cigliano insieme, no? Facciamo questa giornata dedicata alle donne, no? Che è una cosa simpatica. Ci sarai oppure sei impegnato? No? Questo faccio. C'è la Ternara, però vabbè, è meglio che venga a Cigliano. No, beh, certo, però insomma, questi momenti di difficoltà, perché quello è un circolo molto attivo, no? Insomma. Sì, è un circolo molto attivo, e sono loro che ci hanno cercato comunque per organizzare questa. Sono tutti così attivi oppure in qualche punto c'è? Beh, c'è qualche, ovviamente. Qualcuno che va meglio e qualcuno. Qualcuno che va meglio e qualcuno sì. Cigliano li conosco bene, organizzano anche il pranzo, no? Sì, c'è il pranzo, poi c'è questo incontro. Penso che io un giorno stavo lì, ho sentito che diceva, sai, facciamo la pasta per quelli che stavano lì nel circo. Per quante persone? 300, diciamo, beh, la facciamo, la vediamo cosa c'è. Sì, lì che organizza tutta la vicina, in 5 minuti hanno organizzato una cosa per 300 persone, sapete? Questa è la forza un po' dei circoli. Sì, sì, ci sarà questo incontro su, dopo pranzo su diversi temi, diversi aspetti, insomma, che riguardano le donne, dallo sfruttamento, comunque anche ai temi dell'immigrazione, su questo siamo dell'immigrazione. Grazie, e adesso passiamo ad un altro argomento. Allora, abbiamo detto Francesco Camuffo, che è il presidente, e invece Tommaso Sabatini, che è uno dei collaboratori. Adesso mandiamo la rubrica On the Chucks, che è molto sempre quella di graduatoria, no? Bene, poi ci sentiamo.